Abbiamo la speranza di riuscire al 5 a aprire una parte dello stabilimento, il bar e il ristorante, per dare un servizio ai soci. Come lo stabilimento Kral, anche il bagno ferroviario sta lottando per riaprire dopo essere stato pesantemente danneggiato dalle mareggiate. Il 5 luglio è la data designata in base ai lavori in fase di conclusione, ma non tutta l'area sarà operativa, tante cabine non potranno essere utilizzate. La chiave per ripartire, aggiunge Claudio Vianello, è garantire un servizio per gli abbonati. Noi vogliamo dare un servizio soprattutto ai vecchi clienti che sono sempre venuti qua e avendo avuto e subito danni, aprendo con un forte ritardo e dovendo lavorare con un cantiere che occupa al 55% della superficie, è chiaro che dobbiamo accontentarci di dare degli abbonamenti e gli abbonamenti li abbiamo fatti di tre tipi: quello diciamo stagionale completo, quello feriale per chi non vuole venire il sabato e domenica al mare e quello solo sabato e domenica, così hanno l'opzione di poter venire qua e avere i lettini, l'ombrellone, e abbiamo 14 cabine piccole al servizio e alcuni spogliatoi. Fondamentale il ripristino degli scogli, prima portati via dalla forza del mare, per garantire un minimo di barriera contro le mareggiate. Abbiamo portato avanti alcuni lavori anche grazie onestamente al commissario presidente dell'autorità portuale Tor Vianelli, che ci ha dato una mano. In questo caso sono venute prima la PTS, poi sono venute altre ditte, la Rosso eccetera, con il pontone, e hanno ripristinato la scogliera, perché se non ripristinavamo la scogliera come difesa della spiaggia è chiaro che la prima mareggiata qualsiasi lavoro avremmo fatto sarebbe andato perso di nuovo. Nota negativa, continuato a subire danneggiamenti. Nota negativa, purtroppo continuiamo ad avere dei bambini, credo, che vengono qui, vengono a distruggere per il gusto di rompere, spaccare, danneggiare, senza portare via niente, si limitano semplicemente a rompere tutto quello che possono.